Allora c'è Angelo Di Prisco, che parlerà di disabilità. Salve a tutti, innanzitutto volevo fare un ringraziamento proprio a tutti, in particolare a quelli che si interessano della disabilità. Niente, noi abbiamo fatto già dei tavoli tecnici proprio sulla disabilità a Napoli e vorrei ringraziare in particolare Gennaro Giuliano che ci ha stimolato a tutti noi a fare questo tavolo. Gennaro, mi piacerebbe anche che ti avvicinassi da questa parte piuttosto che stare lì. Grazie. Niente, allora abbiamo parlato la prima criticità che viene davanti è quella della legalità. La legalità in quanto se solo si attuasse il piano PEVA, cioè il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, già se solo si eliminasse, quindi si rispettasse la legge, il problema sarebbe risolto proprio, per parecchio, sia nelle scuole, sia nei comuni, Continua a sia ripetere. le strutture che debbano essere dotate di servizi e così altro. Noi se pensiamo alla vicina Spagna che ha da tutte le opportunità ai diversamente abili, sulle spiagge, nei comuni, nelle scuole, nei trasporti, nelle cose, quindi questo lo potremmo fare tranquillamente anche noi. Detto questo, poi un altro punto critico che è venuto che in Regione Campania il fondo per il disabile è veramente vuoto e proprio è zero. Un altro ancora c'è lo SPIDI, che è il portale per la disabilità che non funziona per niente, era stato istituito, quindi anche come dire, alimentato, però non funziona anche questo. Allora noi facciamoci carico, ognuno di noi, perché poi il grado di civiltà si misura, è valutabile. In quanto trattiamo i disabili in un certo modo, meglio li trattiamo e più il nostro grado di civiltà aumenta. Io non vorrei dire, poi adesso voglio ringraziare poi i consiglieri che già hanno sottoscritto il manifesto FISCE, che sarebbe appunto la federazione sempre per gli handicappati, per risolvere le problematiche degli handicappati. Detto così sembra anche brutto, però FISCE sta per questo. E niente, perché poi noi abbiamo fatto anche una questione terminologica perché non ci piace usare il termine né diverse, ci piace usare problematiche affette, cioè ragazzi affetti da qualche patologia. Quindi il nostro invito è a tutti di stimolarvi rispetto a questo. Se vuoi aggiungere qualcosa, Gennaro, ho cercato di nei 2 minuti di starci poi. Grazie. Volevo ringraziare tutti e volevo dire che comunque noi da qualche settimana abbiamo avviato questo tavolo sulla disabilità, che è un tavolo partecipativo non soltanto della nostra comunità, ma anche persone che stanno nelle varie associazioni, proprio giusto per incentivare a queste problematiche. E poi, abbiamo anche sentito ieri l'intervento di Valeria, il primo intervento nel Consiglio regionale, proprio su questa problematica della disabilità, che quindi ci vede completamente in sintonia per quanto riguarda questa tematica. Non rubo più spazio agli altri, vi ringrazio. Grazie, gentilissimo. E niente, no, faremo anche un presidio fisso a livello di gazebo proprio su queste tematiche in generale di tutte le disabilità, non di una specifica, a livello comunque informativo, sempre relazionandoci poi dopo con i consiglieri regionali e anche con i portavoce parlamentari nazionali. Grazie a tutti. Prima per Nicola. Sempre brevemente sull'intervento che riguarda le disabilità. Noi abbiamo costituito un gruppo, un intergruppo lì al Parlamento europeo che si occupa dei pazienti, l'associazione dei pazienti, quindi tutte quante le possibili patologie. Ricordo che sono in commissione ambiente ma anche salute, lì le commissioni sono insieme. E con questo intergruppo che si occupa di tutti quanti i pazienti, dovete pensare che lì afferiscono a questo intergruppo l'Associazione dei Pazienti Europa. Quindi tutte quante le patologie di tutte quante le associazioni europee, quindi all'interno di questa ci sono tutte le patologie, ci sono per esempio le vittime del talidomide, ci sono le malattie rare, ci sono le disabilità. Quindi
ma portare avanti un'istanza come quella di dire sul territorio abbiamo dei problemi di barriere architettoniche in questo ambito, anche se è europeo e quindi ci vuole del tempo prima di avere una ricaduta, però è quella la strada giusta, perché abbiamo una struttura forte per avanzare queste pretese. Quindi rivolgetevi a me per questo. Grazie. Grazie per Nicola, c'era...